Un eccezionale abbassamento del livello del mare viene riscontrato lungo le coste di Sciacca già da quasi una settimana. Un fenomeno particolare e che per la sua durata non è possibile ricondurre all'ipotesi iniziale di bassa marea. Un fatto anomalo che in realtà interessa una più vasta area della costa agrigentina e non solo, arrivando fino a Milazzo e toccando anche la Puglia. A segnalare il caso per capirne le cause è il WWF Sicilia Area Mediterranea, che con una nota ha informato la Guardia Costiera di Sciacca e di Porto Empedocle, l'Istituto Idrogeografico Militare, l'ISPRA e la Stazione Zoologica Anton Dorn. A puntare l'attenzione sul perdurare dell'abbassamento del livello del mare è stata la Saccense Raffaella Osso, che dalla spiaggia di San Giorgio ha telefonato al presidente del WWF Giuseppe Mazzotta, il quale si è recato sul posto per un sopralluogo assieme al geologo Giuseppe Scorsone, al responsabile del WWF di Sciacca Fabio Mazzotta e al direttore scientifico del settore mare del WWF Mimmo Macaluso, al quale abbiamo chiesto di spiegarci meglio il fenomeno in corso. Questo fenomeno nelle coste di San Giorgio che si estende per almeno per qualche centinaio di metri. Un tratto di spiaggia si era prosciugato praticamente, addirittura degli animali marini erano rimasti sorpresi da questo evento ed erano alcuni morti, no? Soprattutto le oloturie, dei granchi, dei gamberetti, degli anemoni, altri in sofferenza, rimasti isolati in alcune sacche di acqua come dei ricci di mare. È la cosa anche un po' brutta per noi, insomma, perché teniamo tantissimi banchi di posidonia, è vedere un banco di posidonia veramente distante da riva, completamente all'asciutto, che si era seccato al sole. Questo fenomeno insiste per diversi centimetri, si stima una quarantina di centimetri, e non risente del flusso delle maree. Quindi è da escludere la marea, perché la marea oscilla fisiologicamente intorno alle 6 ore in relazione ai movimenti lunari, quindi all'attrazione e gravitazione della Luna. L'altro fenomeno abbastanza noto nelle nostre coste, il Mar Rosso, è pure da escludere perché c'è stato un evento molto violento, credo 2 anni fa, che ha colpito il porticciolo di San Leone e Mazara del Vallo, con questa onda di. È una sorta di onda di marea che entra abbastanza violentemente, quasi un piccolo tsunami, rompendo gli ormeggi delle barche, ma anche lì sono ondate di flusso e di deflusso. Qui invece è costante questo abbassamento del mare e abbiamo telefonato anche a diversi nostri soci e collaboratori di tutta la costa siciliana e abbiamo visto che questo fenomeno era presente a Mazara del Vallo, a Licata, nel porto di Sciacca, ma abbiamo avuto adesso anche notizie di Milazzo, quindi le coste nord della Sicilia. Pantelleria, ho ricevuto delle fotografie con questo abbassamento di circa 40 centimetri, ma proprio adesso abbiamo avuto notizie che qualcosa di analogo si sta verificando, si è verificato da diversi giorni anche davanti alle coste pugliesi. Cosa è successo? È difficile da dire, cioè lanciarci a fare ipotesi, che so, di sollevamenti tettonici sono delle cose esagerate, ma delle cose che andrebbero verificate. In ogni caso, è singolare in quanto quello che noi invece avevamo notato da diverso tempo, lei sa che abbiamo effettuato all'isola Ferdinandea un monitoraggio per l'INGV, per l'Ordine Geologi ormai da 20 anni, era un sollevamento delle acque del mare. Sollevamento di alcuni centimetri dovuto al riscaldamento globale e allo scioglimento dei ghiacci. Qui invece stiamo assistendo a un costante, perché ormai ripeto da 5-6 giorni, qualcuno dice ancora di più, abbassamento notevole del livello delle acque. È difficile da interpretare questo fenomeno. Una cosa singolare è che ho documentato col drone, credo che questi video saranno ormai nel web, l'affioramento dell'isoletta di San Giorgio. Il tratto di mare tra Verdura e Sciacca, che si chiama San Giorgio, è chiamata così perché è poco a largo delle coste, fino al 1700. Le carte antiche topografiche, soprattutto c'è una bellissima carta di Sèuter del 1730, riporta questo isolotto, che poi è andato sommerso. Ebbene, ho documentato col drone l'affioramento di diversi scogli che fanno parte di questo isolotto, con i gabbiani che si sono posati sopra. Quindi è affiorato lo scoglio, l'isolotto di San Giorgio. Quindi un fenomeno che vi ha spiazzato, adesso quali studi verranno fatti e da chi? L'architetto Mazzotto ha provveduto a informare
soprattutto l'Istituto Idrografico della Marina Militare, l'ISPRA, l'ICRAM, che sono organismi preposti a questo genere di studi per cercare di capire cosa sta succedendo. E noi addirittura abbiamo avuto qualche contatto da parte loro per avere più informazioni su tutto questo. Credo che sia il caso di aspettare un po' il risultato di questi studi che effettueranno con gli organi preposti a questo genere di controllo, soprattutto, ripeto, l'Istituto Idrografico della Marina Militare. Siamo in contatto con loro e quindi sarà nostra premura, anche appena abbiamo qualche notizia, informarvi.